stata una partita, sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, perché loro venivano qua col coltello fra i denti per difendere un risultato e noi dovevamo fare il risultato. Quindi loro sì, hanno giocato in difesa, si sono chiusi bene. Qualche volta siamo anche riusciti a penetrare, abbiamo creato comunque qualche occasione. E il problema è il gol, non abbiamo fatto gol, quindi se avessimo aperto la partita di sicuro si sarebbe trasformata, loro sarebbero stati costretti ad aprirsi e sarebbero creati spazi e saremmo parlando di un'altra partita. E loro sì, sono una squadra un po', sono tosta, cioè hanno una mentalità da squadra che deve chiudersi, deve fare i punti così. E noi, dal mio punto di vista, possiamo essere superiori. L'unica cosa è che queste partite si devono sbloccare, perché sennò più passa il tempo, più loro si chiudono, più diventa difficile poi scardinare le loro difese. E sì, posso dire che è stata tosta, è stata molto tosta. E quindi, però, noi dobbiamo partire dalla prestazione. Noi abbiamo fatto una buonissima prestazione con Lecce, abbiamo fatto una buonissima prestazione oggi con Siracusa, anche se è mancato il gol. E dobbiamo continuare per la nostra strada, continuare a puntare sulle prestazioni, perché poi io sono convinto che comunque i punti arrivano. Cioè, perché se continui a giocare bene, per forza di cose, prima o poi la fortuna girerà e guarderà a noi. La notte della partita hai cercato di svariare, di recuperare anche dalla posizione, cercando soluzioni diverse rispetto Sì, il mister mi lascia molto libero tra le linee, quindi cerco di smarcarmi in modi più vari possibili per non dare la stessa soluzione più volte al difensore. Molte volte mi sono trovato libero a destra, poi a sinistra, cioè ho cercato, ogni tanto sono partito anche dall'area nostra su una palla recuperata e cerco comunque di cambiare anche atteggiamento offensivo, perché se dai sempre la solita soluzione offensiva, anche i difensori si adeguano e di conseguenza verso la fine della partita c'era il loro centrale che prima mi lasciava liberissimo nel primo tempo, nel secondo tempo invece aveva capito e allora incominciava a uscire, magari ad accentuare l'uscita. Fa parte anche del mio ruolo cercare comunque di svariare il più possibile.